tutti a casa per combattere l'emergenza sanitaria, ma i ragazzi più giovani sono quelli che patiscono maggiormente la reclusione forzata per un fisiologico richiamo a quel divertimento che ora è negato. L'assessore alle politiche giovanili di Pavia, Alessandro Cantoni, ha voluto lasciare loro un messaggio che ha postato sui suoi profili social e che invia alla nostra redazione in forma smart. Come assessore all'istruzione, ma soprattutto alle politiche giovanili, ho ritenuto opportuno lanciare un messaggio forte ai giovani, a ragazze e a ragazzi. Ho utilizzato i social network, ma anche altri media che mi consentono di raggiungere questa categoria che, come altre, come ad esempio quella degli anziani, oggi stanno soffrendo particolarmente il problema del coronavirus. Il messaggio è molto chiaro, dobbiamo assolutamente tutti quanti rimanere in casa. Nella lettera aperta che ho scritto ai giovani tocco in particolar modo due temi, soprattutto per chi non è ancora completamente consapevole della necessità che abbiamo tutti quanti di restare in casa. I due temi sono il tempo e gli eroi. Il tempo perché è fondamentale in un periodo limitato di tempo tentare di sconfiggere questo virus. Noi dobbiamo rimanere assolutamente in casa per due, circa tre settimane, perché è il tempo necessario per evitare il contagio, che il contagio si propaghi. Quindi limitare i contatti sociali, portarli a zero a questo punto. E questo è il fattore tempo fondamentale. L'altro fattore sono gli eroi. Perché gli eroi? Perché pensavamo che in questo periodo non ce ne fossero più tanti figure da emulare, da prendere spunto, da stimare. In realtà invece ci siamo accorti che siamo circondati da eroi. Sono le persone in divisa, sono i professionisti del mondo sanitario, sono il mondo del volontariato. Ecco che quindi ci siamo accorti d'emblée che abbiamo a disposizione veramente un sacco di esempi che dobbiamo però rispettare. I nostri medici vivono in veri e propri gironi danteschi, infernali all'interno degli ospedali. Ecco che dobbiamo rispettarli fortemente. Dobbiamo rimanere a casa, è quello che ci chiedono tutti. E a casa abbiamo mille strumenti per poter comunicare. Abbiamo i nostri device, telefonini, iPad, tutto quello che serve per studiare, per la formazione a distanza, la didattica a distanza con le nostre scuole, con i nostri professori, per poter rimanere in contatto con i nostri amici, per leggere le informazioni. Insomma, abbiamo tutto quello che ci serve. Il messaggio deve arrivare ai giovani forte e chiaro, ma soprattutto i giovani ci devono aiutare e devono aiutarsi. Divulghiamo questo messaggio, divulghiamo il concetto che dobbiamo rimanere tutti quanti a casa, rimaniamo tutti a casa, è l'unico modo che oggi abbiamo per sconfiggere questo maledetto virus. Rimaniamo a casa, grazie a tutti.